A Paternò il sindaco Nino Naso questa mattina ha azzerato la giunta comunale. Ai nostri microfoni ha spiegato il perché di questa decisione, previsto intanto per domani mattina l'insediamento della nuova amministrazione. E sempre parlando dell'azzeramento della giunta comunale paternese, i gruppi consiliari di Alleanza per Paternò, Diventerà Bellissima e Movimento 5 Stelle, chiedono che il sindaco Naso rassegni le dimissioni. Fratelli d'Italia, così come dichiarato alla luce di quanto avvenuto, si riserva di valutare tale atto per la sua valenza politica e rimanda ai propri responsabili politici ogni decisione sulla riconferma della fiducia o meno al sindaco. Alter Ego, è questo il nome dell'operazione portata a termine a Catania dai carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre 7.000 i nuovi positivi al Covid in Italia, si abbassa l'incidenza ma aumentano seppur di poco gli ospedalizzati. In Sicilia 472 le nuove infezioni, oltre il 50% di questi nella provincia di Catania. A Paternò 137 gli attuali casi, di cui 7 ospedalizzati. Viaggio circolare, questo è il titolo di quest'anno della Settimana Europea per la riduzione del rifiuto. A lanciare l'evento l'associazione Mamme in Comune insieme ad altre associazioni. Ad Adrano denunciato un 18enne per furto di bici elettrica. Il mezzo a due ruote, dopo una veloce indagine della polizia adranita, è stato restituito al legittimo proprietario. Il millenario castagno dei 100 cavalli del comune di Sant'Alfio ha vinto il concorso Albero dell'anno 2021 e andrà a rappresentare l'Italia nell'omonimo concorso a livello europeo. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. A Paternò il sindaco Nino Naso questa mattina ha azzerato la giunta comunale. Ai nostri microfoni ha spiegato il perché di questa decisione, previsto intanto per domani mattina l'insediamento della nuova amministrazione. Tutti i dettagli nel primo dei nostri servizi. A Paternò il primo cittadino Nino Naso questa mattina, attraverso una determina, la numero 45, ha azzerato la giunta comunale. Nel documento da lui firmato si legge: considerato che si sia venuta a determinare una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di fine mandato, per raggiungere l'obiettivo di qui sopra e garantire al sindaco la possibilità di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della giunta, si legge ancora in un secondo stralcio del documento, si ritiene opportuno l'azzeramento della giunta comunale attualmente in carica mediante revoca di tutti i componenti, come emerso a conclusione della verifica politica svolta. E proprio con l'intento di fare chiarezza in merito a questa decisione, ai nostri microfoni abbiamo raccolto le dichiarazioni del sindaco di Paternò, Nino Naso. Sindaco, attraverso una determina, lei questa mattina ha azzerato la giunta comunale. Ci vuole spiegare il perché di questa sua decisione e quali siano state le reazioni della giunta? No, è un rilancio dell'azione amministrativa, è un rilancio che parte da adesso e arriverà per il prossimo mandato, se si sceglieranno naturalmente gli elettori. Abbiamo costruito tanto con questa coalizione, la allarghiamo, ci sono forze nuove che sono subentrate, vede tutta l'area dell'onorevole San Martino, ora c'è quest'area che fa capo anche a Turicomis e ad altri gruppi, quindi è una coalizione che cresce. Gente e gruppi che hanno creduto nell'azione di questa amministrazione e che ci stanno dando una mano, ci stanno venendo incontro, vogliono lavorare insieme a noi per questa amministrazione della città. Quindi azzeriamo per ripartire ancora più forte, più coesi e ancora con una coalizione più ampia di gente che crede veramente nel progetto e che ha portato avanti l'amministrazione Naso e che si sta veramente con tanta disponibilità ci ha dato proprio questa loro, vogliono continuare questa azione insieme a noi. E in merito al fatto che appunto fosse previsto l'ingresso di Turicomis in giunta? È probabile che è un uomo che fa politica tra la gente, uno che lavora solo, tipo di politica che a me piace. In una squadra ci vuole di tutto, come dico sempre, da allenatore c'è chi fa gol, c'è chi difende la porta, c'è
chi fa il rifinitore, c'è chi fa il mediano, c'è bisogno di tutto. E per come se uno che crede nella città lavora tanto tra la gente, è riferimento di tante persone, quindi non può fare altro che aiutare, completare quello che è l'azione che noi stiamo portando avanti. C'è bisogno di molta attenzione nella nostra città, c'è bisogno ancora una volta di contatto umano e stare in mezzo alla gente. Penso che una persona come Turicomes una mano la possa dare. Noi allarghiamo a tutti, chi vuole lavorare, chi vuole veramente spendersi per questa città ha porte aperte nell'amministrazione guidata da Nino Naso. Sindaco, alla luce di questa decisione, secondo lei come cambieranno gli equilibri? No, gli equilibri non cambiano, gli equilibri si ampliano, si amplificano, li allarghiamo sempre di più. Io dico sempre che noi partiamo dallo zoccolo duro che è l'amministrazione civile della città, poi non mettiamo paletti se vogliono venire partite, associazioni o altro, perché quando si amministra la città, quindi non può avere colori l'amministrazione comunale. E a seguito di questo azzeramento è previsto per domani mattina alle ore 9 presso gli uffici di rappresentanza del comune di Piazza della Regione a Paternò l'insediamento della nuova amministrazione. E sempre parlando dell'azzeramento della giunta comunale paternese, i gruppi consiliari di Alleanza per Paternò Diventerà Bellissima e Movimento 5 Stelle chiedono che il sindaco Naso rassegni le dimissioni. Fratelli d'Italia, così come dichiarato alla luce di quanto avvenuto, si riserva di valutare tale atto per la sua valenza politica e rimanda ai propri responsabili politici ogni decisione sulla riconferma della fiducia o meno al sindaco. E sempre in relazione all'azzeramento della giunta comunale paternese, attraverso un comunicato stampa, i gruppi consiliari di Alleanza per Paternò, Diventerà Bellissima e Movimento 5 Stelle hanno dichiarato: l'azzeramento della giunta, si legge nel comunicato stampa, certifica tutto ciò che siamo costretti a vedere, subire e commentare stando ogni giorno per le strade della città, ovvero il fallimento sociale, economico e politico dell'amministrazione comunale. Lo denunciamo da anni, si legge sempre nel comunicato, scontrandoci con la supponenza e la megalomania di chi ha portato la nostra comunità al disastro e ad un dissesto morale senza precedenti. Ci auguriamo, prosegue sempre la nota dei gruppi consiliari, che all'azzeramento corrisponda anche un ultimo passaggio, le dimissioni del primo cittadino artefice di un caos senza precedenti. C'è il rischio, si legge in conclusione nel comunicato, che scatti adesso una sorta di campagna acquisti per mantenere in vita una compagine ormai giunta al capolinea, ma chi dovesse farlo se ne assumerà tutte le responsabilità del caso. E anche Fratelli d'Italia, attraverso un comunicato stampa a firma del coordinatore comunale Angelo Calenducce e del coordinatore provinciale Alberto Cardillo, ha voluto esprimere il proprio pensiero in merito alla decisione dell'azzeramento della giunta. Lascia perplessi, si legge nel comunicato, l'atto politico di azzeramento della giunta comunale di Paternò consumato oggi dal sindaco Nino Naso senza un preventivo confronto con i responsabili comunali di Fratelli d'Italia. Lascia ancora più perplessi aver appreso a mezzo stampa che domani si insedierà la nuova giunta senza aver concordato eventuali nomi. Fratelli d'Italia, si legge sempre nel comunicato, si riserva di valutare tale atto per la sua valenza politica e rimanda ai propri responsabili politici ogni decisione sulla riconferma della fiducia o meno al sindaco. Qualora, si legge in conclusione nel comunicato, Fratelli d'Italia decidesse di riconfermare la fiducia, sarà il coordinatore Angelo Calenduccia, sentiti i vertici provinciali e regionali del partito, a comunicare al sindaco gli eventuali nomi degli assessori da designare. E cambiamo argomento. Il maltempo continua purtroppo a causare disagi e danni in Sicilia. Due trombe marine si sono formate questa mattina in mare di fronte a Marinella di Selinunte nel Trapanese e hanno gettato nel panico centinaia di persone. Le trombe marine si sono mosse dal mare di Menfi fino a Mazara del Vallo. Contemporaneamente dal mare fino all'abitato di Castelvetrano si è registrata una forte grandinata. E un'altra tromba d'aria accompagnata da una grandinata ha interessato il territorio di Bisacquino in provincia di Palermo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia municipale. Nubifragio ha colpito Termini Imerese, strade allagate e tombini saltati, piogge grandine anche su Caccamo, automobilisti bloccati e tratti in salvo dai carabinieri e dai vigili del fuoco. E a partire dal pomeriggio di oggi pioggia, tuoni e fulmini anche nel Catanese.
Passiamo alla cronaca nera, Alter Ego, e questo è il nome dell'operazione portata a termine a Catania dai carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. È stata denominata Alter Ego l'operazione portata a termine questa mattina dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania insieme ai nuclei speciali del 12° Reggimento Sicilia, elicotteri e cinofili, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e condotta sul territorio dai militari dell'Arma del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Piazza Dante. 12 le persone finite sotto indagine per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Un'indagine cominciata nell'agosto del 2018 con il sequestro di ingenti quantitativi di droga e conclusasi 9 mesi dopo nel maggio del 2019. Prima azione, nell'agosto del 2018 i 242 kg di hashish sequestrati al villaggio Sant'Agata di Catania e l'arresto di 3 persone, per proseguire con il sequestro di 300.000 euro in contanti e un'agenda nella quale erano annotati nomi, pseudonimi e cifre riferite al traffico di stupefacenti, il cosiddetto libro mastro. Anche in questa occasione venne arrestata una persona. Per finire con l'arresto di Rosario Zagame, ritenuto esponente della famiglia mafiosa Cappello Bonaccorsi, trovata in possesso di 57 kg di hashish e oltre 1,6 kg di cocaina e armi. L'attività investigativa, grazie anche all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali anche in carcere, ha permesso di attribuire la fornitura di entrambi gli ingenti quantitativi di hashish a Santo Sicali, detto Spaccatello. Le certezze su di lui sono arrivate il 19 aprile del 2019, quando i carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione 72.000 euro in contanti e contestualmente hanno trovato in un terreno di sua proprietà a San Giuseppe l'Arena a Catania 21 kg di cocaina suddivisa in panetti ed occultati in una canaletta dell'irrigazione insieme ad una pistola con una matricola brasa e vario munizionamento. Nel corso delle indagini accertati anche i rapporti con altre persone, 12 complessivamente, come detto, gli indagati, destinatari di una misura cautelare in carcere emessa dalla GIP del Tribunale di Catania. L'indagine condotta dai carabinieri ha consentito di attestare la verosimile appartenenza di 2 indagati alla famiglia mafiosa Cappello Bonaccorsi, nonché di delineare il ruolo rivestito da un altro indagato nello scacchiere del narcotraffico catanese, perché come un vero e proprio broker riusciva a immettere sul mercato ingenti quantitativi di droga, anche provenienti dall'estero, di cui 350 kg sono stati sequestrati, per poi rivenderli anche a consorterie mafiose contrapposte fra loro. E passiamo adesso all'emergenza Covid. Oltre 7.000 i nuovi positivi al coronavirus in Italia. Si abbassa l'incidenza, ma aumentano seppur di poco gli ospedalizzati. In Sicilia 472 le nuove infezioni, oltre il 50% di questi nella provincia di Catania. A Paternò 137 gli attuali casi, di cui 7 ospedalizzati. Partiamo dai dati del nostro comprensorio. Ad Adrano gli attuali positivi al Covid sono 34, non ci sono ospedalizzati a causa dell'infezione. Aumentano invece i contagi a Paternò, 137 gli attuali positivi, 7 in più di ieri. Gli ospedalizzati sono 7, in aumento di 2 unità rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri. 16 invece i contagi attivi a Biancavilla, tutti asintomatici. A livello nazionale si abbassa l'indice di positività, che passa dal 2% di ieri all'1.1% di oggi, in calo dunque di quasi un punto percentuale. I nuovi positivi al Covid nel bel paese sono 7.698 su quasi 685.000 tamponi processati tra molecolari antigenici. 74 i decessi nelle ultime 24 ore con e per Covid, guariti oltre 5.000, e dunque le persone che hanno l'infezione in corso in Italia sono adesso 123.396. In aumento di oltre 2.500 unità nelle ultime 24 ore. Reggono le terapie intensive. Nel saldo tra ingressi e uscite ci sono solo 6 malati gravi in più rispetto a ieri, per un totale di 481, mentre in degenza ordinaria nuovi posti letto sono 162, quasi 4.000 ricoverati complessivi con i sintomi tipici dell'infezione. Insomma, nonostante la quarta ondata sia nel pieno, in Italia la situazione è tra le migliori in Europa e il tasso di ospedalizzazione è ancora lontano dalla percentuale di preoccupazione, che si attesta al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari.
In Sicilia 472 nuovi positivi su oltre 35.000 tamponi esitati tra molecolari e antigenici dalle strutture sanitarie regionali, con un tasso di positività dell'1,3%, dunque in linea con quello nazionale. 16 decessi che si riferiscono a giorni precedenti negativizzati all'infezione sono 432. I positivi al Covid attuali nell'isola aumentano di 104 unità per un totale di 9.536. In terapia intensiva c'è un malato intubato in più, 47, il totale delle persone ricoverate in rianimazione. In degenza ordinaria e posti letto in più sono 13, 351 il totale dei ricoverati con i sintomi tipici dell'infezione. Catania resta il motore trainante dell'infezione in Sicilia, 294 i nuovi contagi nella provincia etnea nelle ultime 24 ore. Cambiamo argomento, viaggio circolare, questo è il titolo di quest'anno della Settimana Europea per la riduzione del rifiuto. A lanciare l'evento l'associazione Mamme in Comune insieme ad altre associazioni. Torna la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. Si comincia venerdì con l'evento curato dal Comitato di Mamme in Comune, da anni impegnate sul fronte della tutela ambientale e della riduzione dei rifiuti, tematiche che assumono una connotazione sempre più importante su scala globale per l'impatto devastante sul pianeta e sui cambiamenti climatici. Viaggio circolare, il titolo dell'evento di quest'anno, che punta sulle comunità circolari, cioè quella rete composta da persone, associazioni e organizzazioni che, agendo sul territorio secondo i valori della tutela ambientale, possono costruire una comunità basata sui principi dell'economia circolare. Primo appuntamento sabato 20 novembre, diverse le associazioni che hanno aderito all'evento. La Settimana Europea è dal 20 al 28 di novembre, anche quest'anno abbiamo deciso di partecipare anche perché ci dà degli stimoli di riflessione su questo problema relativo ai rifiuti e alla tutela dell'ambiente. Il tema principale è comunità circolari, quindi la settimana è dedicata proprio a creare queste comunità circolari. Il problema ambientale lo viviamo tutti i giorni, ne abbiamo subito di questi cambiamenti climatici e tutti siamo responsabili, non c'è chi è più responsabile e chi meno, quindi proprio per questo l'obiettivo è quello di creare una rete tra le associazioni, i cittadini, le istituzioni, in modo che ognuno con piccoli gesti riesce a fare qualcosa per tutelare il nostro ambiente. Cominciate il 20 novembre, primo appuntamento nelle scuole. Sì, il nostro progetto quest'anno si chiama proprio Viaggio Circolare. Andremo a fare degli incontri tematici sulle scuole, anche per parlare ai ragazzi dell'economia circolare e come tutelare l'ambiente può diventare anche la possibilità, un'opportunità sia lavorativa che anche di integrazione. Infatti abbiamo coinvolto non soltanto molte associazioni del nostro paese, ma anche di Paternò, ma anche una cooperativa sociale di Caltanissetta, Etnos, che ha un progetto bellissimo, è l'Eco Dress. In pratica è una sartoria sociale dove utilizzano tessuti come jeans per realizzare nuovi oggetti, nuovi indumenti, quindi il jeans dismesso diventa materia prima ed è importante perché è un progetto di integrazione sociale, perché questa cooperativa si occupa di donne vittime di violenza che abitano in case rifugio. Riuso e riciclo, queste sono le due parole fondamentali che spingono quest'anno voi a guardare appunto al tema ambientale. Sì, Cittaviva, grazie all'associazione Mamme in Comune, che ringrazio a nome dell'associazione che rappresento, ad essere state coinvolte in questo progetto bellissimo. E sappiamo bene l'importanza del riciclo. Ebbene, alcune socie dell'associazione Cittaviva, con dei materiali già dismessi, in questo caso vi mostro una mascherina in jeans, e sono state appunto realizzate queste mascherine che abbiamo donato a tutte le socie. Ma con questo abbiamo fatto sì, da questo spunto, di fare una sorta di laboratorio del riciclo creativo. Saremo presenti anche noi sabato 27 novembre e vi mostreremo un po', improvviseremo un po' una sorta di laboratorio creativo. Torniamo alla cronaca nera. Ad Adrano denunciato un 18enne per furto di bici elettrica. Il mezzo a due ruote, dopo una veloce indagine della polizia adranita, è stato restituito al legittimo proprietario.
Ad Adrano la polizia del locale commissariato ha denunciato un 18enne per furto di una bici elettrica. Il 18enne, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti di polizia, aveva portato via la bici elettrica dalla via di Giovanni in prossimità della chiesa di San Nicolò, dunque in pieno centro storico, dove un ragazzo l'aveva regolarmente parcheggiata. Nella stessa serata del furto, il padre della vittima si è recato presso il commissariato di polizia di Stato in via della Regione per sporgere formale denuncia. Personale della scientifica si è recata sul luogo del furto, dove era installato un sistema di videosorveglianza al fine di estrapolare le immagini per una più veloce identificazione del responsabile. Visionate le immagini del sistema di videosorveglianza, i poliziotti adraniti hanno immediatamente identificato il 18enne recandosi successivamente a casa sua. Il giovane inizialmente ha negato le accuse, ma messo alle strette ha deciso di collaborare, raccontando l'effettiva dinamica del furto della bici elettrica, che è stata consegnata alla polizia, che a sua volta l'ha restituita al legittimo proprietario. Il millenario castagno dei 100 cavalli del comune di Sant'Alfio ha vinto il concorso Albero dell'anno 2021 e andrà a rappresentare l'Italia nell'omonimo concorso a livello europeo. Il millenario imponente castagno dei 100 cavalli che si trova nel comune di Sant'Alfio ha vinto il concorso nazionale Albero dell'anno 2021 e adesso rappresenterà l'Italia per il titolo di Albero europeo dell'anno. Il progetto, che vede il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è a cura della Onlus Fondazione di Alberi Giganti e dal 2019 l'Italia è sempre presente. Il concorso, nato nel 2011, ha come scopo quello di valorizzare la storia di questi alberi e il loro rapporto con il territorio e la popolazione. E il castagno dei 100 cavalli nel comune Sant'Alfiese, alle pendici dell'Etna, ha una lunghissima storia, stimata in 3.000 anni, è alto oltre 19 metri ed ha una circonferenza di oltre 10 metri, caratteristiche queste che lo rendono il più vecchio castagno conosciuto. La premiazione del concorso si terrà sabato 20 novembre alle 20 a Udine, presso la villa di Toppo Florio a Butrio. Si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto la nostra informazione. A tutti voi un buon proseguimento di serata.